Rassicurazioni dalla regione siciliana in merito ai lavoratori dell'ex reddito minimo di inserimento. Si attende solo l'ufficialità della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale Regione Sicilia, che domani formalizzerà l'aumento della soglia di reddito per reintegrare i 34 gelesi finora sospesi. Oggi l'assessore ai servizi sociali del comune Licia Bela ed il consigliere comunale Salvatore Scerra hanno illustrato gli ultimi risvolti. Non si terrà più conto del patrimonio mobiliare, immobiliare e reddituale, ma soltanto del patrimonio del patrimonio totale, e che la soglia appunto verrà innalzata. Infatti si passerà fino a 20.000 euro per appunto il singolo e 40.000 euro per un reddito familiare. Innanzitutto è necessario che la documentazione presentata risulti essere congrua e priva di omissioni, perché purtroppo in molti casi è stato riscontrato questo genere di deficit. Quindi è necessario che tutti, innanzitutto gli operatori, quindi gli ex RMI, portino queste certificazioni appunto che siano chiare e precise. E dopodiché si procederà anche con il reintegro appunto nella forza lavoro, oltre che al recupero delle ore perse. Il consigliere comunale di Forza Italia, Scerra, ha proposto all'amministrazione di far istituire i mandati di pagamento delle unità finora sospese, in modo che vengano liquidati subito dopo la pubblicazione della nuova norma. La legge che verrà pubblicata in finanziaria, speriamo prima possibile, parla proprio di questo innalzamento che ci eravamo augurati per questi lavoratori. Dovrebbe essere una grande vittoria per la città, e non personale di Salvatore Scerra o del deputato Arancio Federico, ma una vittoria collettiva di tutti. Gli uffici dovranno valutare meglio, dovranno attenersi alla legge nuova, quindi alla legge nuova, alla 16.9 della finanziaria, e credo che non ci dovrebbero essere incongruenze, al 99%. L'invito che ho fatto all'assessore Abele e al sindaco, anche se oggi non era presente in conferenza stampa, ho detto che di preparare anche in base alla nuova legge i mandati per i 34 che sono rimasti fuori, almeno di prepararli e aspettare la pubblicazione della legge in modo tale che velocizziamo i pagamenti, e quindi per questo dico la Pasqua deve essere sia per noi che per loro.